Ciao ragazzi, io sono Giulia e questa è la settima lezione del mio corso di biologia. Iscrivetevi al canale per recuperare le precedenti e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime. Nella scorsa lezione abbiamo parlato di acqua e di legami a idrogeno. Con questa ci addentriamo nelle reazioni chimiche. Mettetevi comodi, perché questa sarà una lezione un po' più complessa del solito. Nella lezione 5 abbiamo parlato di come i legami chimici tengano insieme gli atomi nei composti. Durante le reazioni chimiche si creano e si distruggono proprio questi legami. Una reazione chimica è la trasformazione di sostanze chiamate reagenti in sostanze chiamate prodotti. Essa viene schematizzata da un'equazione simile a questa qua. Giulia, rallenta. Ok. Partiamo dalle lettere maiuscole. A e B sono le sostanze chiamate reagenti. C e D sono le sostanze chiamate prodotti. Le lettere minuscole invece sono i coefficienti stoichiometrici, cioè dei numeri interi che servono a definire i rapporti tra i reagenti e i prodotti. In pratica definiscono le quantità di ogni reagente e di ogni prodotto. I coefficienti stoichiometrici sono tipici di ogni reazione perché in ogni reazione chimica le sostanze reagiscono in rapporti precisi tra loro. Le quantità di sostanze chimiche andrebbero definite con le masse atomiche o molecolari. Utilizzare queste quantità nella vita di laboratorio è però estremamente scomodo. Serve allora avere delle quantità in grammi o sottomultipli di grammi facili da pesare. È necessario creare un collegamento che permetta di convertire le unità di misura microscopiche, unità di massa atomica, in unità di misura macroscopiche, grammi. Il collegamento è dato dal concetto di mole. Una mole è una quantità definita di atomi o molecole. Da un punto di vista pratico, per prendere una mole di una determinata sostanza, è sufficiente pesare una quantità di grammi uguale nel numero alla massa atomica o molecolare della sostanza stessa. Ma cambiamoci meglio prendendo ad esempio la solida acqua. L'acqua, abbiamo visto, ha una massa molecolare di circa 18 UMA. Se il laboratorio per qualche motivo ci serve pesare una mole di acqua, ci sarà sufficiente pesare una quantità di grammi uguale alla massa molecolare dell'acqua. Quindi ci basterà pesare 18 grammi di acqua. La mole è definita come l'unità di misura della quantità di sostanza. Può essere utilizzata come fattore di conversione dal microscopico al macroscopico perché una mole di qualunque sostanza contiene sempre un numero definito di particelle. Questo numero viene detto numero di Avogadro e è uguale a 6,02 per 10 alla 23 particelle. Per ottenere una tale standardizzazione si è utilizzato l'isotopo 12 del carbonio, ossia quello più comune in natura per questo elemento. Ora, per approfondire il concetto di isotopo, vi rimando alla lezione 4. Ma l'isotopo 12 del carbonio o carbonio 12 è quell'atomo di questo elemento che oltre ai 6 protoni tipici del carbonio ha nel nucleo 6 neutroni. Vi ricordate quando abbiamo già sentito parlare di carbonio 12? Sempre nella lezione 4, quando abbiamo parlato di unità di massa atomica. Un UMA corrisponde alla dodicesima parte della massa del carbonio 12. Una mole è quindi definita come la quantità di sostanza che contiene
quante particelle elementari, atomi o molecole che siano, quanti atomi sono presenti in 12 grammi di carbonio 12. 12 grammi di carbonio 12 contengono 6,02 per 10 alla 23esima atomi. Una mole di qualsiasi sostanza contiene 6,02 per 10 alla 23esima atomi o molecole. Ma perché proprio 12 grammi? Perché la massa atomica del carbonio 12 è di circa 12 UMA. Il concetto di mole è fondamentale in laboratorio anche perché ci permette di confrontare tra loro più soluzioni chimiche, ossia miscugli omogenei di due o più componenti. Abbiamo un solvente, che è la sostanza presente in quantità maggiore, capace di sciogliere uno o più soluti, che sono le sostanze presenti in quantità minori. Un ottimo solvente delle sostanze polari è l'acqua e un esempio di sostanza polare è il glucosio, lo zucchero più semplice. Una soluzione che contiene una mole di soluto all'interno di un litro di solvente viene detta soluzione unomolare. Nell'esempio dell'acqua e del glucosio, una soluzione unomolare contiene una mole di glucosio all'interno di un litro di acqua. Bisogna calcolare quanti grammi di glucosio sciogliere nel litro di acqua. Basta determinare la massa molecolare del glucosio. Ora, per velocità, in questo esempio approssimiamo i numeri, ma ricordatevi sempre del perché le masse atomiche non sono numeri interi. Se non ve lo ricordate, lo spiego nella lezione 4. Mi sa proprio che questa lezione 4, se non l'avete già vista, dovete andarla a recuperare. Allora, 6 atomi di carbonio per 12 UMA uguale 72 UMA. Più 12 atomi di idrogeno per un UMA uguale 12 UMA, più 6 atomi di ossigeno per 16 UMA uguale 96 UMA. La massa molecolare del glucosio è circa 180 UMA e perciò una mole di glucosio corrisponde a circa 180 grammi. Ragazzi, lo voglio precisare, per capire i circa vanno bene. In laboratorio siate precisi, eh? Ok, diamo per appreso il concetto di mole? Allora torniamo ai coefficienti stechiometrici e vediamo un esempio di reazione. Questa reazione è la reazione totale della respirazione cellulare degli organismi. I coefficienti stechiometrici ci dicono che una mole di glucosio reagisce con 6 moli di ossigeno per dare 6 moli di anidride carbonica e 6 moli di acqua. Ma aspetta un attimo Giulia, 6 moli di ossigeno ok, ma l'ossigeno è una molecola? Sì, in natura l'ossigeno è sempre O2, perché l'atomo di ossigeno non legato a niente è instabile, gli mancano 2 elettroni nel guscio di valenza. Torniamo alla reazione, come prima cosa salta agli occhi la presenza dell'energia tra i prodotti. Le reazioni in cui abbiamo l'energia tra i prodotti vengono dette esoergoniche. Le reazioni esoergoniche avvengono spontaneamente e nel loro gruppo possiamo inserire tutte le reazioni del catabolismo. Il catabolismo è un insieme di processi metabolici in cui molecole complesse vengono demolite e trasformate in molecole più semplici. Vediamo un altro esempio di reazione. Questa è la reazione totale della fotosintesi. Vedete come è semplicemente l'opposto dell'altra? I prodotti della respirazione cellulare sono i reagenti della fotosintesi e i prodotti della fotosintesi sono i reagenti della respirazione cellulare. In questa reazione l'energia compare tra i reagenti e nel caso specifico parliamo dell'energia luminosa del sole. Le reazioni in cui l'energia compare tra i reagenti vengono dette endoergoniche.
Le reazioni endorgoniche non avvengono spontaneamente e necessitano che gli venga fornita dell'energia dall'esterno. La fotosintesi non avverrebbe se per assurdo spegnessimo il sole che le dà energia. Fanno parte delle reazioni endorgoniche tutte quelle dell'anabolismo, che è il contrario del catabolismo. L'anabolismo è un insieme di processi metabolici che sintetizza componenti complessi a partire da molecole più semplici. Per rifarci ai livelli di organizzazione biologica dell'organismo che abbiamo visto nella lezione 3, con i processi anabolici ci avviciniamo al livello dell'organismo, con i processi catabolici ci avviciniamo al livello chimico. Va precisato che anabolismo e catabolismo contribuiscono in un equilibrio dinamico al metabolismo. Ora, ulteriore precisazione. Le due reazioni della respirazione cellulare e della fotosintesi che abbiamo visto sono le reazioni totali, le reazioni schema, per capirci, di processi molto più complessi che comportano una serie di reazioni, una dipendente dall'altra. Ci arriveremo. Ok, finora abbiamo visto reazioni che si completano. In alcuni casi però i reagenti non si trasformano completamente nei prodotti. Ciò avviene a causa di una reazione contraria dai prodotti ai reagenti. In questi casi il sistema tende a raggiungere uno stato di equilibrio dinamico. Da un punto di vista pratico, queste sono le reazioni in cui tra i reagenti e i prodotti non c'è una semplice freccia che va da sinistra verso destra, ma due frecce, una che va da sinistra verso destra e una che va da destra verso sinistra. Le due frecce possono essere rappresentate della stessa lunghezza quando siamo in una situazione di equilibrio dinamico e quindi le velocità delle due reazioni sono uguali, o di dimensioni diverse quando la reazione è spostata verso i reagenti o verso i prodotti, e quindi le velocità delle due reazioni non sono uguali. Per completare la trattazione sulle reazioni chimiche mancano quelle redox, cioè quelle in cui si ha un trasferimento di elettroni tra specie chimiche diverse. Ma non è un argomento semplice, ne parliamo la prossima volta. Nell'attesa continuate a studiare e se vi siete persi qualche video andate a recuperarlo sul canale, perché come avete visto in biologia tutto è collegato. Alla prossima e buono studio!